Nel caos libico l'Italia prova a mantenere un punto fermo nonostante i tentennamenti di Tripoli. Dal governo arriva il via libera alla missione in Libia. Quello che abbiamo approvato è né più e né meno quello che ci è stato richiesto dal governo di accordo nazionale libico. L'Italia dunque conferma di aver ricevuto una lettera da parte del premier al-Sarraj con la richiesta di aiuto alle forze libiche per fermare i trafficanti di esseri umani. E da Tripoli, dopo una prima smentita, arrivano i particolari della richiesta. Si tratta di supporto logistico e tecnico per la guardia costiera libica, con la possibile presenza di alcune unità navali italiane che operino nel porto di Tripoli solo a questo scopo e se vi fosse la necessità. Si parla al momento di una o due navi. Sottolineo tuttavia che questo passaggio di una missione di supporto alla Guardia Costiera può essere un passaggio rilevante. Il premier italiano, che martedì illustrerà i dettagli della missione in Parlamento, pesa bene le parole per evitare anche nuovi incidenti diplomatici con la Francia, protagonista 3 giorni fa dell'intesa, in parte già fallita, tra i duellanti libici al-Sarraj, che controlla Tripoli, e il generale Haftar, che invece presiede a Bengasi. Mentre per fine agosto è previsto un vertice a 4 promosso dal presidente francese Macron con Italia, Germania e Spagna, con una sessione dedicata all'emergenza immigrazione.